grazie. Intanto ciò possiamo prendere con i contatti. Abbiamo presentato la richiesta di Non c'era ieri sera in aula il sindaco di Nocera Superiore Gaetano Montalbano, una scelta piuttosto scontata se si tiene conto che quella all'ordine del giorno era una discussione tutta di natura politica. Infatti, su richiesta dell'opposizione, il Consiglio era chiamato a dibattere della questione dei parcheggi dopo la bufera degli avvisi di garanzia per il primo cittadino, per il comandante della polizia locale e per 3 amministratori della Urbania. All'ordine del giorno anche l'erogazione delle acque. Il coperchio della pentola è saltato quando in 5 sono finite nel registro degli indagati con l'ipotesi di corruzione in atti d'ufficio in relazione all'approvazione di una delibera di giunta in cui aumentavano i posti di sosta a pagamento in città. Una seduta di consiglio, quella di ieri sera, ad alta tensione da subito, con un dato politico inequivocabile. La proposta di regolamentazione del servizio è stata votata da tutti i consiglieri presenti ieri nell'emiciclo, 13, ovvero 3 in più dei soli esponenti dell'opposizione. Un dettaglio di rilievo alla luce del fatto che fino a ieri la maggioranza del sindaco Montalbano si reggeva su 10 consiglieri in aggiunta al suo voto l'11. Oltre 2 ore di fitto confronto in aula, soprattutto per il voto di gestione che si è venuto a creare. Il consorzio Urbania, infatti, colpito da un'interdittiva antimafia, non può più occuparsi del servizio pubblico in quanto non in regola con la certificazione antimafia. Altre condizioni, decidere che cosa vogliamo fare. Capite, innanzitutto un regolamento, perché mancava il regolamento.